Buongiorno a tutti i lettori di Borse.pro, anche oggi il nostro appuntamento quotidiano ci permetterà di analizzare il trend e capire come investire. Abbiamo analizzato negli ultimi video i canali rialzisti o ribassisti al fine di trovare il miglior punto per entrare al mercato. Ritornando alla nostra MetaTrader con il broker TX, che vi consigliamo al solito di poter scaricare dal nostro sito nella sezione Brokers. Vediamo subito che il trend daily che avevamo già indicato su RSD continua a dare manifestazioni rialziste. Il prezzo si è adagiato negli ultimi giorni sulla parte bassa del canale, come potete notare da questa linea rossa che ho appena indicato, ma mantiene di per sé una tendenza leggermente rialzista. È vero che non è riuscito a creare nuovi massimi, anche se ieri in questa candela c'era quasi riuscito, però si mantiene all'interno di questo canale. Adesso la nostra priorità è di tutelare le nostre posizioni in buy 11 contro 4 di sell, quindi abbiamo un'esposizione rialzista evidente con un saldo che è salito da 7.513 a 7.543, quindi abbiamo guadagnato per il fatto, per semplice fatto che ci siamo messi nella giusta direzione. Il nostro trend, quindi, preferito rimane rialzista. Questo è un grafico daily, vuol dire quindi un grafico dove ogni candela rappresenta un giorno di quotazione. Anche oggi potrebbe essere una giornata abbastanza volatile. Andiamo subito a vedere se qualche news economica potrebbe compromettere il quadro che ci siamo prefissati. Apriamo il nostro calendario, notiamo che alle 10, cioè significa 5 minuti fa, c'erano stati dei dati importanti. Scusate, questo è il calendario del lunedì, eccolo qua, non era stato aggiornato. Ok, allora abbiamo delle informazioni, diciamo, abbastanza importanti al 10:30, mentre durante tutta la giornata alle 16 avremo invece l'informazione americana che potrebbe quindi dare slancio al trend. Su RSD quindi rimaniamo rialzisti. Il canale ci fa da supporto e questo è il supporto dinamico. Oggi però facciamo anche una cosa diversa, cerchiamo di utilizzare il trading non solo della MetaTrader, ma anche tramite la piattaforma di AnyOption, che trovate sempre su broker e recensioni broker AnyOption, che si tratta di un broker di piattaforma per opzioni binarie. Il broker permette di investire anche piccole cifre, è un sito internet con una piattaforma online, quindi vi invitiamo ad aprire un conto per poter quindi provare anche questa esperienza di trading, che sicuramente potrebbe essere molto più semplice rispetto a chi ha poco tempo e vuole dedicare solamente qualche ora o qualche minuto. La piattaforma di AnyOption si presenta in questo modo, quindi quattro grafici affiancati dove è possibile scegliere il sottostante. Ad esempio, anche in questo caso possiamo prendere il sottostante EURUSD e analizzare le scadenze. La più vicina è ad esempio alle 11, cioè scadenze a un'ora. Se noi quindi volessimo individuare il trend di EURUSD a un'ora, possiamo innanzitutto andare sul grafico H1, utilizzare il nostro trend pro per capire come poterci muovere. Notiamo quindi che il trend è sicuramente rialzista. Abbiamo avuto questa candela che aveva fatto quindi un movimento rialzista per poi ritornare indietro con un supporto importante dove attualmente si sta adagiando. Potremmo quindi decidere di comprare al rialzo per le 11, quindi andremo a cliccare su app. Mettiamo un investimento, ad esempio 25 euro, e clicchiamo su acquista. Quindi la nostra posizione adesso è su EURUSD sul grafico, quindi al rialzo. Questo grafico in tempo reale ci fa capire che il prezzo, se sta sopra,
noi abbiamo un ritorno, cioè se è pari abbiamo un ritorno di 25, se sta sotto ci rimborsano 3,75 euro, se invece questo torna sopra abbiamo il 70% di netto di guadagno, che calcolo dovrebbe essere circa 22 euro o 20 euro circa. Eccolo qua, 42 e 50 sono circa di 18 euro, ecco, sì. Naturalmente questo è in tempo reale perché sarà così fino alle 11. Se invece il vostro obiettivo è di effettuare degli investimenti più veloci, la piattaforma AnyOption dispone di una particolare funzione che si chiama binario 0-100, che permette di ottenere dei rendimenti che siano anche superiori al 70%, possono arrivare al 200-300%, e questo si basa su una scadenza a 15 minuti, quindi ogni 15 minuti si aggiornano. E se si pensa che il prezzo deve salire, si compra, si acquista, quindi si compra. Se si pensa che invece il prezzo è più basso del prezzo di riferimento che si è indicati qua, 1,37542 alle 10:15, si clicca su vendi. Quindi l'obiettivo è di superare un determinato livello di prezzo, quindi uno strike che già viene indicato dagli stessi autori, diciamo, del sito. Ad esempio, su Euro-Yen vediamo cosa abbiamo. Su Euro-Yen abbiamo una scadenza alle 10:30, divergendo 40 e 73. Se pensiamo che il prezzo su Euro-Yen si manterrà sopra 140 e 73 fino alle 10:30, allora magari potremmo decidere di investire al rialzo. Ad esempio, noi potremmo qui comprare, però se compriamo adesso, notiamo che il prezzo si mantiene con un guadagno piccolo del 31%, perché diciamo è quasi sicuro che il prezzo attualmente possa rimanere sopra questo determinato livello di prezzo, mentre se pensiamo che vada sotto 140,73 potremmo prendere anche il 140%. Quindi qui bisogna andare a effettuare uno studio approfondito del trend affinché quindi si possa trovare quella situazione di mercato ideale. Queste sono scadenze alle 10:15, quindi attualmente non sono disponibili. Sul DAX Future, ad esempio, se pensassimo che il prezzo ritorna in alto entro le... se mi potremmo comprare due contratti, adesso, eccoli qua, quindi abbiamo comprato due contratti al prezzo di 43,80. E pensiamo che alle 10:20, significa tra 8 minuti, il prezzo sia superiore a 9.680. In tal caso prendiamo un guadagno del 113% circa. Qui abbiamo sulla parte destra, come notate, la situazione in tempo reale, cioè abbiamo investito 87 euro. Se chiudessimo adesso incasseremo 71 euro, quindi in perdita di circa, eccolo qua, 15 euro. Se invece attendiamo, potremmo anche guadagnare molto di più. È vero che possiamo anche vendere in tempo reale in qualsiasi momento. Inoltre, notate che questo tipo di funzione permette quindi di guadagnare fino a 200 euro con questo evento. Inoltre, nulla ci vieterebbe di incastrare le posizioni in diverso modo se magari pensassimo che il trend dovrebbe cambiare direzione. Ad esempio, potremmo anche decidere di
Come vedete adesso ad esempio il rendimento è salito ancora di più perché il prezzo è più basso e quindi è meno probabile che salga sopra. Adesso hanno chiuso le quotazioni, quindi a 6 minuti non possiamo più intervenire in questo momento, quindi dobbiamo solamente aspettare la scadenza. Ritorniamo poi ad esempio su EURSD che ancora è alle 10:15, quindi dobbiamo attendere che ci sia una nuova opzione per poter andare avanti. Nel frattempo guardiamo i grafici, vediamo un attimo se troviamo qualcosa di interessante. EURSD si sta mantenendo abbastanza alto, quindi per noi è un bene. Inoltre abbiamo il nostro trend pro che ci dà il segnale che esista. Quindi noi siamo fiduciosi nel nostro strumento e quindi continuiamo a investire in questo senso. Inoltre i prezzi sono superiori alla media 14, sia anche alla media 200, quindi siamo attualmente quindi, in una direzione corretta. Allora, vediamo se riusciamo a prendere le nuove quotazioni. Eccole qua, ad esempio EURSD 10,45. Il prezzo attuale è 1,37,51. Vediamo un attimo se, ecco qua, ad esempio, potremmo acquistarlo. Compriamo due contratti piccoli, li acquistiamo il primo contratto a rialzo e abbiamo acquistato il primo contratto a 49,70 perché comunque pensiamo magari che il prezzo possa andare sopra. Se in contemporanea vorremmo investire anche al ribasso, perché magari il prezzo adesso salirà tanto, ma siccome io penso che il prezzo non debba salire così tanto, cioè non debba scendere, quindi per adesso mi tutelo e cerco di non investire al ribasso. Come vedete già ad esempio qui sto guadagnando teoricamente 5 euro, quindi io sono libero di poter chiudere la posizione in ogni momento. La scadenza di questa opzione è le 10:45. Mentre l'opzione che avevo preso prima è ancora in fase di valutazione, vediamo come sta andando. Eccolo qui, sto perdendo circa 9 euro, 20 euro, ecco qui, una media di circa 9 euro, quindi devo attendere la scadenza, oppure se decido che questa situazione non è più conveniente per me, perché magari penso che il prezzo non riesca a salire, io posso anche decidere di scusate, eccolo qui, DAX 10:20. Scusa, questa era la quotazione precedente, quindi attualmente non mi conviene, diciamo, chiudere perché prenderei il 50% circa, anche di meno, quindi forse tanto vale aspettare la scadenza e possibilmente potrei anche avere il massimo ritorno. Oppure se voglio recuperare i miei soldi perché ho paura che questa situazione possa ritorcersi contro di me, potrei decidere di chiudere e portare a casa. Ecco, ad esempio in questo momento sto guadagnando 19 euro, 21 euro, quindi potrei anche decidere di portare a casa questo minimo guadagno e non rischiare più niente negli ultimi 3 minuti, 2 minuti. Però potrebbe anche essere l'opportunità di guadagnare fino a 200 euro, 110 euro. Adesso sto tornando su, sotto, quindi come vedete c'è un po' di volatilità. Vediamo un attimo se riusciamo. Ecco, adesso è sceso tanto, sto perdendo tutto, quindi è proprio una situazione molto volatile. Perché è anche in relazione al tempo che passa. Se nell'ultimo minuto sale, noi guadagniamo molto più velocemente.
Vediamo se riesce a darci soddisfazione. Abbiamo perso in pratica un'occasione di vendita proprio qualche minuto fa. Avete notato voi stessi come il prezzo sia passato da una quotazione all'altra a meno di un minuto. Quindi, ok, diamo per persa questa opzione perché comunque si vede che il prezzo non tende a salire. Ok, quindi ritorniamo al nostro evento su EURSD. Quindi dobbiamo recuperare circa 80 euro. Allora, ritorniamo al nostro evento su EURSD. Qui magari potremmo decidere di effettuare un altro acquisto. Magari aspettiamo un attimo che scenda un po' di più, magari prendiamo una percentuale più elevata di ritorno. Esempio, questo potrebbe essere già 127, ok. Effettuato un altro acquisto, quindi abbiamo il primo a 49,70 e il secondo a 45,40, quindi abbiamo già due acquisti, abbiamo investito un totale di 190 euro. Quindi lo studio, di queste situazioni deve essere sempre riferito a come pensiamo che il trend possa muoversi durante questi periodi. Il grafico infatti ci mostra che durante quest'ora c'è poco trend, però ricordiamoci che alle 10:30 ci saranno delle informazioni importanti sui mercati, quindi questo potrebbe quindi dare una certa spinta. Adesso faccio vedere anche come magari sia possibile chiudere. Allora, sono le 10:30, quasi 10:29. Come vedete, il trend RSD in linea con le news tende a salire e andare in alto. Quindi, questo ci può essere di grande orgoglio e utilizzo perché stiamo valutando nel corretto modo il trend. Anche sulla piattaforma AnyOption, notiamo che le quotazioni delle due opzioni acquistate stanno andando molto bene. Se chiudessimo adesso avremmo circa 60 euro di netto di guadagno, quindi potremmo anche decidere di chiudere se vogliamo incassare e recuperare la perdita, la quasi totale perdita di precedente sul DAX. Però quindi io direi di mantenerla ancora attiva per un po', vediamo quanto possiamo tirarne fuori. Perché il trading è questo, il trading è rischio ma anche possibilità di guadagnare tanto quando ci sono le occasioni giuste. Quindi lasciamo correre le posizioni a rialzo che sicuramente sono per adesso tra le preferite dal mercato e magari alle 11 avremo una bella sorpresa. Quindi adesso bisogna attendere la scadenza delle 11 per vedere quindi come gli andamenti dei trend vadano, se vado in porto oppure no. Io vi ringrazio per l'attenzione di oggi, per qualsiasi informazione aggiuntiva su AnyOption visitate il sito borse.pro. A presto e buon trading!